La signora in giallo è in registrazione. Grazie, giusto. Quel siringone mi ha rimesso in piedi, guarda. Oh. Che vino è? Uno Chateau Margaux del 94. Rigore! Ci hanno negato un rigore! Maledizione! Arbitro cornuto! Cristo santo! Purtroppo è buono, eh. Ma non è un vinello qualunque? No, non ho un vinello qualunque. Guarda, ho lavorato tutta una vita, ho sgobbato come uno schiavo proprio per non avere un vinello qualunque. No, ma mi dite voi come possiamo fare a segnare se giochiamo in questo modo? Bisogna fluidificare sulla fascia, lo dico sempre io, ma l'allenatore non capisce. François, se ne intende di vino, ci va. Ah, oh, se ne intende sì, è il sommelier del ministero. Hai sentito, Pierre? È un problema questo, eh? Sì, te lo risolvo io il problema. Vuoi un vinello qualsiasi? Avrai un vinello qualsiasi! Pierre, ci hanno anche espulso un giocatore! E hanno fatto bene! Ecco qua. Ma che fai? Aggiungo dell'aceto nel mio Chateau Margaux. È un vecchio trucco per trasformare un grande vino in una ciofeca, tiè. Assaggi! Non lo assaggia tu! No. Ah. François? Sì? Assaggi. Certo. Direi uno Chateau Margaux del 94. Un po' particolare, ma molto buono. Ma lo sai che gli dà corpo, secondo me, sempre? E come? Guarda, non lo migliora, non lo peggiora per niente. Nettamente. Oddio, questo allora io! E lui? Sì? Ah, ciao Lucian, sali al primo piano. Sta salendo Cheval. François, mi raccomando, spenga il televisore. Ma io voglio vedere la partita. Ma come la partita? Ah, ragione, Lucian non deve vederla, giusto. E François? Sì? Assaggi. Certo. Perfetto. No, fermo. No. Oddio. Ciao Lucian. Ma che hai fatto? Niente, mal di denti. Non mi dire niente della partita che la sto registrando. Sì, non gli dite niente della partita. No, vieni, no. Lucian, vieni. Buonasera. Lucian Cheval, Pierre Brochand. Pierre Brochand, Juste Ladin. E la signora in giallo? È in registrazione. Grazie, signor Cheval, di essersi disturbato nonostante ci fosse la partita. Non ditemi niente anche voi, eh. Sì, tranquillo. Il Lione ha pareggiato, ma a parte questo non ti dico niente. Io l'ho pareggiato. Non è vero, ti sta prendendo in giro. Ma sei stronzo. Signor Cheval, chi ha l'indirizzo di quella garçonniere? Il signor Brochand è il signore di cui vi ho parlato al telefono. Ah, sì, il... Sì, esatto. Signor Cheval, mi scusi se le metto fretta, ma è urgente. Sto morendo di fame. Ti sto preparando un'ottima frittatina. Accomodati. Mangi da solo? Sì, noi abbiamo già cenato. Però le faremo compagnia volentieri dopo. Naturalmente, però l'indirizzo prima, per favore. Brochand. Mi ricordo che feci un accertamento 3 anni fa a un certo Brochand. Michel Brochand. Per caso un parente? Michel Brochand. Beh, non lo so, può essere. E dove abita? In galera. Gli ho fatto dare 5 anni. Era simpatico, aveva un bello appartamento. Più o meno come questo, un po' più arredato. Confiscato e messo in liquidazione giudiziaria. Signor Cheval, l'indirizzo, per favore. Sarà un'impresa trovare questa garçonniere, perché il signor Menot è pieno di immobili. Rende bene la pubblicità. Lei in che ramo è, signor? Editoria. Vediamo dove si trova questo nido d'amore. Rue Saint-Jacques. Sì, no, questa è la residenza principale dove vive con la signora Menot. È sposato il signor Menot, lo sapeva. No. Strapazza le mogli degli altri, ma in Rue de Saint-Jacques c'è una signora Menot che lo aspetta e lui può detrarre dalla dichiarazione. Anche a bere sono da solo? Noi abbiamo già bevuto prima. Sì, ma dopo le faremo compagnia. Guardi, è un vinello che prendo da un contadino, me lo dà 2 soldi. È un pochino a sprigno, glielo raccomando a stomaco pieno. Ma meglio a stomaco vuoto, bisogna berlo così per assaporarne meglio il bouquet. Buono. Poi mi dice dove l'ha preso.
Torniamo a noi. Rende bene l'editoria, signor Beauchamp? Sì, beh, insomma, sì e no. No, giusto. Non, beh, non no. È più come una volta, questo no, è sicuro. Ruvi et du Temple. Sì. No, questa l'affitta, ma dove sarà questo scannatoio? Beauchamp. Ma non è lei che ha pubblicato Scaramucce e Coppole? Scaramucce e Coppole? Scaramucce e Coppole! Ma può essere! Come può essere? Non sa quello che pubblica? Ah sì, ma sa, con tanti titoli ci si confonde. Comunque credo che Scaramucce e Coppole... Sì, è mio. E non è un bestseller? Beh sì, no, giusto, no. Non è proprio possibile che Scaramucce e Coppole possa essere un bestseller. No, ma addirittura un bestseller, signor Cheval. E quante copie ne ha tirate? Non lo so, non ho mica dati. Comunque... Poche, credo poche. Signor Cheval, parleremo dopo di editoria. Quell'indirizzo, per cortesia. Lei mi dice che l'editoria va male e mi esce col bestseller dell'anno. Ma Scaramucce e Coppole non è il bestseller dell'anno? Ma non l'ha letto nessuno questo cazzo di libro! Io l'ho letto e mi è piaciuto tantissimo. Un giorno sono andato in libreria e ho chiesto qual è il bestseller che vende di più in questo periodo? Scaramucce e Coppole. 800.000 copie! Questa cazzo di frittata! È quasi pronta! Ma io devo sapere dov'è mia moglie! Ah, sì, ha ragione, signor Brochant! Dai, Lucian, sbrigati a trovare questo scannatoio! Non lo vedi che il povero signor Brochant è sui carboni ardenti, eh? Io vado a girare la frittata. Ruverne! Sì! No, anche questa l'affitta! È un affitto molto basso, peraltro! Non sarei sorpreso se ci fosse anche un pagamento in nero! Signor Cheval, il tempo passa! Non potrebbe darmi quell'indirizzo, per favore? Ha subito un furto di recente? No, perché? Perché hanno dato questi chiodi inutilizzati alla parete, come se fossero stati sottratti dei quadri. Mi sta ispezionando o mi sta aiutando, signor Cheval? Se la stessi ispezionando, signor Brochant, se ne accorgerebbe sicuramente. Ad esempio, non c'era un soprammobile lì? No. Dove? C'è ancora l'impronta della polvere. François! È vero! E non c'era un soprammobile anche lì? No, dove? François! Che le dicevo, è un professionista fantastico! Sì, signor Cheval, per favore, la smette di assillarlo! Io non assillo nessuno. Rilevo soltanto alcuni particolari, curiosi, inquietanti. Tutto qua. Boulevard Maurice Barré. Ah, ecco il covo del pervertito, del maniaco, del mandrillo, a Pigalle. Il numero, per favore. François, la mia frittata! Lucian, mi dispiace, purtroppo con la frittata ho fatto una frittata. Ti ho fatto un toast. E questa sarebbe la mia cena. Ma è un toast fantastico. Camembert, caviale e salmone. Il numero, per cortesia! 37 bis. Aspetta, Pierre, dove vai? Non vorrei precipitarti a casa di Menò senza sapere se Christine è lì a... Giusto, per favore. E se gli telefonassimo? Per sapere se Christine è lì a... su, Ha ragione, François, non glielo direbbe mai. È un gran bugiardo il Menò. Pier, ho un'idea. E se lo spaventassimo? E Menò bisogna spaventarlo per costringerlo a smascherarsi. Come? Lo chiamiamo e gli diciamo che tu sai che Christine è lì da lui e stai andando a casa sua a fare un macello. E che non ci vai da solo, ma con tre dei tuoi operai armati di spranghe di ferro. Così dalla reazione di Menò capiremo se Christine c'è o non c'è. Scusa, che cosa intendi per lo chiamiamo? Scusa, chi lo chiama? Io no di certo, perché se Christine è lì, riconoscerà la mia voce. Certo, riconoscerebbe anche la mia. E non posso chiamarlo neanche io, passo le mie giornate con Menò in questo periodo. No, lui no. Pierre, è l'unico che possa fare. No. Ma dai, gli diremo quello che deve fare e andrà tutto quanto bene. No! Oh, io l'aiuto volentieri, ma se lui non vuole, fa lo stesso. Non voglio mica farlo per forza. Pierre, è l'unica soluzione. François, per favore. Deve chiedermelo lui. Per favore. Numero. Da parte di chi lo facciamo chiamare? Heinz Drei, produttore tedesco. Ma no, bisogna farlo chiamare da parte di un amico, di qualcuno che abbia il numero delle garçonniere, altrimenti Menò si insospettirebbe. Ma cosa sta? Eh? Come?
Jean Paul Roussin e il suo socio passano la vita a fare orge insieme, beati loro. Bellissimo, allora lo chiamiamo da parte di questo Jean Paul Roussin. No, aspetta, aspetta. E perché questo Roussin lo chiama di persona? Cioè, voglio dire, perché farebbe chiamare da un amico, no? Ma meno in questo modo lo troverà strano, sì. Roussin non può chiamare perché è in volo per Los Angeles, ha preso l'aereo questa sera, me l'ha detto meno. Grande Luciano, non gli sfugge niente. Sciocchezze. Va bene, allora tutto questo è perfetto, ha capito bene la strategia, François? Chiarissima, sì. Forza. Numero. Aspetta. Che c'è? Deve provare. Ma no, ma se detto che ha capito. Lo dice sempre! Deve fare delle prove, e parecchie anche. Va bene, allora François, ripeta dopo di me. Pronto, parlo da parte di Jean-Paul Roussin, che ha accettato di contattarla prima di prendere l'aereo perché aveva un messaggio urgente da darle. D'accordo. Come d'accordo? Ripeta, no! Io sono Pascal Menon. Lei mi telefona. Sì. Ripeta quello che ho appena detto. Io sono Pascal Menon. Lei mi telefona. Ripeta quello che ha appena detto. Ma no, no, no! Quello che ha detto prima! Ma lo vedi giusto se sbaglia pure sulle prove! Calmati, Pierre, calmati! E lo stai agitando! Io? Sì, è vero che la sta agitando. Un po'. Forza, allora, ripeta, pronto. Allora, pronto, chiamo da parte di Jean-Paul Roussin. Roussin ha cercato di contattarla prima di prendere l'aereo perché aveva un messaggio urgente per lei. Va bene, perfetto, no? Sì, fino adesso voglio sentire il resto. Ah, mi raccomando, si ricordi di dire brochance a tutti. Sì, sì, d'accordo, d'accordo. Come d'accordo? Ripeta! Andiamo, ha capito, non è da credino. Si può fare. Io so quello che dico, deve fare delle prove, prove e riprovare. Andiamo, François. Sì, sì. Brochance a tutto. Brochance a tutto di lei con sua moglie. E sta venendo lì. Lei non mi conosce, io sono un amico di Roussin, il quale mi ha incaricato di avvertirla che Brochance sta venendo lì. E non è solo. Ha con sé alcuni suoi operai armati di spranghi di ferro, pronti a spacciare tutto. Bravissimo! Ah. Ha capito tutto, eh? Sì, ma così è una roba da pappagallo. Meglio così. Magari potrei improvvisare un po'. No! Va bene, non gridi, mi ha fatto paura, su. Lei ripeta esattamente quello che gli abbiamo detto. Va bene, coraggio. Sì. Dai, aspetta. Che c'è? Ho paura! Ma perché? Perché? La strategia eccellente, intimidazione del soggetto e conseguente crollo. Non è della strategia che ho paura. Vuole che ripeta un'altra volta? Sì, 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 sì. A proposito di ripetere, ma sai quella dei due pappagalli in un negozio di animali? No! Una coppia entra in un negozio di animali. Una coppia entra in un negozio di animali. L'uomo fa la donna, cara, quale pappagallo prendiamo? Quello rosso e quello verde. Lei quello rosso. Perché? Perché quello verde non è ancora maturo. Non è maturo. Bellissima, se non mi chiedi. Bellissima. Senti, Lucian, adesso digli come si chiama la moglie del pipistrello, che tu lo sai, eh? Ho visto una scuola con questa, è bellissima. Senta. La moglie del pipistrello si chiama... Basta! 47. 47. 47. L'ho già fatto. Due volte 47. Due volte 47. 65. 65. 59. 59. Parti. Non ci riuscirà mai. Ma sì, Pignone è il contabile più preciso di tutto il ministero. Grazie, Luciano. Mette a viva voce. Sì. Pronto? Pascal Menon? Sì. Buonasera, mi scusi il disturbo. La chiamo da parte di Jean-Paul Roussin. Sì. Roussin ha cercato di contattarla prima di prendere l'aereo perché aveva un messaggio urgente per lei. Mi dica. Brochant sa tutto. Cosa? Pierre Brochant sa tutto di lei con sua moglie e sta venendo lì per fare un macello. Ma chi parla? Lei non mi conosce, io sono un amico di Roussin, il quale mi ha incaricato di avvertirla che Brochant sta venendo lì. E non è solo, ha con sé 30 suoi operai armati di spranghe di ferro. Ma è pazzo quello! Io non sono qui con sua moglie. Ah, lei non è lì con la signora Brochant? Ah, no. Ah. Ha telefonato per dire che non veniva più. Ah, ma veramente a me Roussin ha detto è lì con la signora Brochant. Ma niente affatto. Ah. Sono qui con la moglie di un ispettore fiscale, un certo Cheval. Sembra da tre settimane, uno stronzo. Mi sta facendo favore. Grazie.
François? Sì? Oggi Charlotte doveva andare a fare delle compere dalle parti di Champs-Élysées. E io le ho detto, Angelo mio, ti dispiacerebbe portare questo questionario allo studio del signor Menot? Posso usare il telefono? Prego, prego. Certamente. Al contrario. Repeat. Questo? Sì. Pronto? Vorrei parlare con mia moglie, per favore. Ha capito benissimo chi sono. Ci vediamo domattina alle 9 come sempre. Anzi, alle 6. E ricominceremo tutto da capo, signor Menot. Adesso mi passi mia moglie. Charlotte. No. Non mi dire niente. Voglio che esci subito di lì. Come? Si capisce, rivestiti. Ma torni subito a casa. Non posso parlare adesso. Ne parliamo dopo. A casetta. Ciao. A dopo. Sì. Qui c'è puzza di frode fiscale lontano un miglio. E io me ne frego, François. Lucien! È spaventoso, ma me ne frego. Lucien, amico mio, se ti insegnassi a fare il cavallo di Troia coi fiammiferi, a me fu di grande aiuto con il windsurfist. François, i tuoi fiammiferi. Sai dove devi metterteli? Immagino. La registrazione della signora in giallo. François, vuoi dirgli tu dove deve metterseli? Vicino ai fiammiferi. Ti accompagno. No, conosco la strada. La moglie del pipistrello si chiama Strella. Perché non ha il pipì. Povero Lucien, non si riprenderà più da questo colpo. Povero Lucien, ma gli sta bene, ma non se ne poteva più della sua boria. Il cornuto! Invece il cornuto è lui! Signor Brochon, c'era questa ragazza sul suo zerbino. Addio, signor Brochon. Rue della circonvallazione Ostiens 195B. Ci rivedremo presto. Signor Leblanc, lei ha mai avuto l'accertamento? Ma sei pazza! A colpa tua! Ero così sconvolta che sono entrata in un bar, ho chiesto 3 vodka. Poi sono tornata qui e sono svenuta sul tuo zerbino. Ma che fine hanno fatto tutti i tuoi quadri? Hai subito un furto? Marlene, cucciolina, adesso te ne vai a casa, eh. Ah, il signor Pignon, che se ne stava andando, ti accompagnerà lui a casa. Non è vero, Francesco? Ma sì, assolutamente, ci mancherebbe. Adesso tu vai a casa, ti riposi, io domattina ti richiamo, va bene? Ma io ho subito uno shock, Pierre. Mi devo riposare. Marlene, cucciolina, io ho un grosso problema da risolvere questa sera e non sono in grado di badare a te. Anch'io ho un grosso problema da risolvere, Pierre. Io ti amo. Lo sai che lo amo dal primo giorno in cui l'ho visto? Da quando mi ha invitato nel suo ufficio per parlarmi del mio libro e mi ha detto: si sta più comodi sul divano, no? Cucciola. Vabbè, allora io me ne vado. No, aspetta, dove vai? Pierre, se tu non avessi la pessima abitudine di prendere con i libri anche le loro autrici, forse avresti meno problemi. Ah, se mi chiama Christine, ti avverto. Oh. Se mi arriva l'accertamento fiscale, paghi tu. Marlene? François, auf Wiedersehen! Signor Brochon, allora mi permetterò di chiamarla domattina per... Ah, sì, per la cena di mercoledì prossimo, tranquillo. Ma quale cena? Per avere notizie di Marlene e di sua moglie, naturalmente. Ah, sì. Buonasera. Pignon, senti... No, Pierre, vieni qui, siediti vicino a me. Marlene, se non te ne vai immediatamente, sarò costretto a buttarti fuori! Ma Pierre, attento! Se mi tratti con tutta questa cattiveria, finirai per perdere anche me, come hai perso Christine. E quindi rimarrai solo.
I cattivi rimangono sempre da soli. Pronto? Sì, sono io. Sì, è mia moglie. Come? Dove? Al San Philippe Noir. Arrivo subito. François! Cristina ha avuto un incidente con la macchina. È grave? Credo di no. Spero. Comunque deve rimanere in osservazione tutta la notte. Oddio. Signorina, non ce la fa da sola. Guardi, adesso le preparo un bel caffè forte e poi lo accompagno a casa. No, no. Io non ci torno a casa. Ah. Io me ne voglio tornare in India. Ah. Qui la gente è troppo meschina. Lei non vuole 4 cani per caso? No. Perché 4? Non li posso portare in India. Me li mangiano. No. 3 anni fa ero partita con Mickey. Un bastardino così intelligente. Gli volevo un gran bene. Ho ritrovato il suo collare pieno di salsa al curry. Gliel'hanno mangiato. Ma è orribile. Ma come ho fatto a innamorarmi di un mascalzone simile? Ho un fazzoletto. Ah, sì, sì. Tenga. Ci ho soltanto sollevato una proboscide. Lei è un buon karma, sa? Trova? In una vita precedente doveva essere un delfino. Glielo vedo dagli occhi. E pensare che non so neanche nuotare. Neanch'io. Ma come fa lei a essere così carino, lui così carogna? Ma no, ma no. Mi creda, Pierre è una persona molto per bene. Sì, anch'io lo credevo. Mi sembrava un uomo così generoso. Anche se c'era qualcosa in lui che non mi convinceva. Come quella sua abitudine di prendere in giro tutto e tutti. Come quelle cene che fa ogni mercoledì sera con i suoi amici. Ogni mercoledì sera? Se non avesse avuto il colpo della strega, adesso starebbe lì a prendere in giro qualche povero diavolo. Mi scusi, che cosa intende dire sarebbe lì a prendere in giro qualche povero diavolo? Tutti i mercoledì lui e i suoi amici fanno quella che chiamano la cena dei cretini. Cena dei cretini? Ah, sì, 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 è una cosa orribile. Praticamente ognuno invita un individuo il più cretino possibile e poi passano la serata a prendersi gioco di lui. Pensi che la settimana scorsa aveva conosciuto un collezionista di yo-yo. Era eccitatissimo. Senta, io me ne vado. No, 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 ce la faccio da sola. Grazie per essere stato così carino con me. Richiamami presto, dolce delfino, e le mie lacrime si confonderanno con le lacrime del cielo. L'uscita è di là. Ho dimenticato le chiavi. Marlene? Ah, François! È riuscita a cacciarla, bravo! Una cosa l'ha fatta giusta. Pignoli? Che è successo? Che è successo, Marlene? Marlene! Marlene! Signor Brochamp, sì? La cena di stasera, che cos'era esattamente? Gliel'ho detto, era una cena tra amici a cui ho parlato dei suoi lavori e che volevano conoscerlo. Andiamo adesso. E c'erano anche altri invitati? Ma sì, certamente, ma non ne possiamo parlare mentre scendiamo. Che genere di invitati? E cos'è questo interrogatorio, signor Pignoli? Niente. Vorrei solo sapere come recluta i suoi invitati. In base a cosa li sceglie? Al talento? All'intelligenza? Qual è il suo criterio esattamente? Dove vuole arrivare? Mi ha invitato a una cena di cretini, signor Brochamp. Una cena di cretini? E che cos'è? Me lo dica lei. Ah, sì, 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 sì. Ho capito, ho capito. Marlene. E che cosa le ha detto esattamente? Lei e i suoi amici tutti i mercoledì fate una cena in cui ridete alle spalle di gente come me.
E lei ci ha creduto. Ai, 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 ai. Lei mi delude, signor Pignone. Ma come? Lei dà retta a una ragazza ubriaca che io ho liquidato proprio qui sotto i suoi occhi. Una pazza isterica che direbbe qualsiasi cosa per vendicarsi. Io non ho avuto questa impressione. Ma è una pazza! Ma che cosa le ha detto che era in una vita precedente? Una balena, un leone, un pinguino? Un delfino. Ecco, io invece ero una medusa, guardi un po'. E lei le ha dato retta, signor Pignone. Ma veramente sembrava sincera. Mi ha anche detto che lei la settimana scorsa aveva invitato un collezionista di yo-yo. E come no? E sa che cosa ci hanno dato per cena la sera? Eh? I resti del cane che le avevano mangiato in India. Ma signor Pignone, le pare una cosa seria? Beh, no, però... Ma comunque andiamo che abbiamo già perso abbastanza tempo. Mia moglie... Ecco. Pronto? Ah sì, sei tu. Sì, sì, dimmi tesoro, come stai? Che cosa significa questo? Ma è grottesco, Cristina, io ti amo. Cristina, non ti lascio solo in ospedale. Non ricominciamo, Cristina. Cristina, io questa sera ho capito molte cose, ho capito che ti amo. Ma smettila, ma me ne frego di quella lì. Ma non è la mia amichetta, dai! Ma è quel coglione che si è inventato tutto! Cristina, guarda, io tra 10 minuti sono lì da te e parleremo di tutto a voce, va bene? Cristina? Cristina! Signor Brochant, quel coglione se ne va, ma prima vorrebbe farle una domanda. Mi lasci in pace. Perché mi ha invitato a quella cena, signor Brochant? Non me ne andrò finché non mi avrà risposto. Perché mi ha invitato a quella cena? Io le dico soltanto una cosa, che per colpa di quella cena, che io da 2 ore prendo legnate da tutte le parti, cena dei cretini o no, io la sto pagando carissima. E posso anche dirle che lei, in una serata, ha vendicato tutti i cretini, di tutte le cene dei cretini, di tutto il mondo e di tutti i tempi. Ecco, buonanotte. Aveva ragione Marlene, lei è cattivo, signor Brochant. Sì, sì, è vero, io sono cattivo, lo dice anche Christine, vedete? Siete tutti d'accordo? Dovrei metterlo anche sulla mia segreteria telefonica. Com'è cattivo, signor Brochant? Signor Brochant, com'è cattivo? Non dovrebbe mescolare l'alcol con le medicine, sa? E perché? Ci vuole per un bel finale. Il cattivo, abbandonato da tutti, si ubriaca in un grande appartamento vuoto. E Pignon torna a casa pensando... Gli sta bene quello stronzo. Metto il viva voce. Ospedale Saint-Philippe Noir. Buonasera, vorrei parlare con la signora Christine Brochant. È stata ricoverata lì questa sera a seguito di un incidente stradale. Spiacente, ma i pazienti non possono ricevere chiamate dopo le 18, signore. Richiami domattina alle 9. Sia gentile, signorina, mi passi la signora Brochant. Sono il professor Antoine Archambault. Oh, mi scusi, professore. La prego, resti in linea. Solo un momento. La prego di far presto, mia cara, è molto urgente. Le passo la signora Brochant, professore. Grazie, piccola. Pronto, Antoine? Signora Brochant, non sono il professor Archambault. Chi parla? Sono il cretino di suo marito. Come? Ci siamo conosciuti un poco fa, mi chiamo François Pignon. E sono il cretino che suo marito avrebbe dovuto portare alla cena di stasera. Mi dica. Vede, ho appena saputo il motivo per cui suo marito mi aveva invitato. E puoi immaginare in quale stato d'animo io sia. Sì, sì, so che lei ha avuto un incidente stradale e me ne dispiace. Ma io credo di essere sotto shock almeno quanto lei. Pronto? Sono qui, sì. Ma naturalmente io non l'ho chiamata per compiangermi. L'ho chiamata perché compiango lui. Non so se sia l'uomo più cattivo che abbia mai conosciuto, ma di certo è il più infelice. Vede, ero presente quando lei gli ha detto di non venire in ospedale e l'ho visto così smarrito, così disperato che ho deciso di cercare di dimenticare di essere un cretino e ho deciso di telefonarle. Signora Brochant? Sì. Vede, mia moglie se n'è andata 2 anni fa e quel giorno mi è crollato il mondo addosso. Sì, sì, sono sopravvissuto costruendo i miei modellini, ma in fondo dentro di me c'è sempre un cumulo di macerie. E io questo non lo auguro a nessuno, signora Brochant, nemmeno a suo marito. Immagino che lui sia lì accanto a lei. Che cosa?
Lui è lì accanto a lei e le sta suggerendo queste commoventi battute, vero? No. Signora Brochant, le do la mia parola d'onore che ho preso da solo l'iniziativa di telefonarle e che la sto chiamando da una cabina telefonica. Anzi, esattamente, perché mi sta telefonando? Vede, signora Brochant, questa sera per 2 ore ho visto suo marito tentare qualsiasi cosa per rintracciarla. È arrivato perfino a telefonare a Pascal Menot, nella sua garçonnière, disturbandolo mentre era tra le braccia di una donna che non era lei. Ha telefonato a Menot! Lei non immagina quello che ha fatto stasera, per amore suo. Si è riconciliato col suo migliore amico, ha liquidato l'amante, ha persino insultato un ispettore del fisco. E adesso è rimasto là, tutto solo, in quel grande appartamento, a mescolare alcol e medicine. Io sono molto preoccupato per lui, ed è per questo che l'ho chiamata, signora Brochant. Devo riflettere. Comunque, grazie per avermi telefonato, signor Pignon. Arrivederla, signora Brochant. Arrivederla. Richiamerà. Signor Pignon? Sì. Noi andremo comunque alla cena di mercoledì prossimo. Ma questa volta sarà lei a portare me. E sono sicuro che vincerà il patanera. Basta, sono sfinito. È terribilmente faticoso essere intelligente. Sì. Devo provarci anch'io. Signor Brochant, sì. Lei mi deve promettere una cosa. Tutto quello che vuole, signor Pignon. Deve promettermi che d'ora in poi ci penserà 2 volte prima di dare del cretino a qualcuno. Io glielo prometto. E glielo giuro, François. Che le avevo detto? Pronto? Sì, signora, gli passo subito suo marito. Ah, no, in effetti non sono più nella cabina telefonica. Sono di nuovo qui da suo marito, però... No, no, guardi, signora, posso spiegarle tutto, glielo garantisco. Pronto? Pronto, signora Brochant? Ma lei è cretino. La richiamo. Ma lei è un cretino! Dico che la richiamo, signor Brochant. Ma lei è un cretino! No, signor Brochant! Il sistema revoluto, signor Brochant! La richiamo, il sistema revoluto! Massimo Cardinali!
volevo dire che noi siamo una compagnia tutti esauriti, molti, molti di voi ci conoscono, però devo spendere due parole per chi non ci conosce. Noi sono dal 2000 che facciamo degli spettacoli teatrali amatoriali, cercando di farli a un buon livello, e tutti gli incassi, oltre le spese, le devolviamo alla Macchina dei Sogni, che è un progetto che abbiamo in Argentina, una onlus del nostro amico fraterno José Cavalieri, che insieme alle sorelle che sono lì direttamente, hanno costruito, anche con il nostro piccolo aiuto, dei piccoli moduli per farli diventare poi nido, materna, locale per i computer, per dare l'opportunità a chi vive in quella zona estremamente povera e priva di servizi, qualcosa di utile. E non ultimo il mangiare, perché molte persone hanno molti bambini hanno soltanto quell'opportunità di mangiare il pasto nella Macchina dei Sogni. E quest'anno poi abbiamo un progetto particolare che si chiama Laboratorio dei Mestieri, in pratica è un modulo sempre lo stesso di 60 metri quadri dove ci sarà la possibilità per dei ragazzi o anche dei meno giovani di imparare un mestiere e quindi poter essere immesso nel mondo del lavoro e quindi cercare di tirare avanti. Abbiamo come al solito una casetta là fuori che serve ai nostri spettatori di poter devolvere quello che hanno in tasca. Noi diciamo sempre, non è che stiamo a vedere l'euro, anche 50, 100 euro, non è che uno dice sai, no, non vogliamo. E per i più generosi abbiamo pensato di fare un regalo bellissimo. E ci sarà il signor Pignon che verrà a casa a registrare una segreteria telefonica particolarissima. Il rovescio della medaglia e in caso contrario c'è sempre il signor Cheval che è pronto a venire a fare un bel servizio. Grazie, noi siamo in scena fino a domenica. Grazie.